Perché delle sveglie possono essere radioattive? Se vogliamo la risposta a questa domanda, dobbiamo partire per un viaggio attraverso la fisica nucleare. Partiamo quindi dalle basi. Tutte le cose sono formate da atomi, ovvero pezzettini piccolissimi che non possiamo vedere nemmeno con il più potente dei microscopi. Ma gli atomi, a loro volta, sono formati da un nucleo attorno al quale ruotano vorticosamente degli elettroni. E il nucleo, a sua volta, è formato da altre due particelle, protoni e neutroni. Il numero di protoni all'interno di un nucleo definisce il tipo di elemento, quindi definisce le caratteristiche degli oggetti. Ad esempio, l'idrogeno è formato da un protone ed è il nucleo più piccolo che possiamo immaginare. L'elio, quello che viene utilizzato per gonfiare i palloncini, è formato da due protoni e l'ossigeno è formato ad esempio da 8 protoni. Per non perdersi all'interno del mondo dei nuclei e per scoprire qual è il nome di tutti gli elementi esistenti al mondo, è stata realizzata tantissimi anni fa una carta, una sorta di menu che riporta il nome dell'elemento e il numero di protoni. Questa carta prende il nome di tavola periodica degli elementi. E neutroni? Com'è che i neutroni entrano in gioco in tutto questo? Beh, è un po' come fare le somme. Il numero di protoni e il numero di neutroni all'interno di un nucleo definisce la massa degli elementi. Quindi, quanto più è il numero di neutroni all'interno di un nucleo, quanto più il nucleo è grosso. Ad esempio, come vi ho detto, un ossigeno è formato da 8 protoni. Se insieme a questi 8 protoni sono presenti anche 8 neutroni, ecco che avremo un ossigeno 16. Come vi ho detto, è come fare le somme, 8 più 8 uguale 16. Se insieme, ad esempio, agli 8 protoni del nucleo di ossigeno abbiamo 10 neutroni, questa volta avremo un ossigeno 18. Ma la cosa importante è che, se all'interno del nucleo sono sempre presenti 8 protoni, sempre ossigeno sarà, perché il tipo di elemento è definito dal numero di protoni. Quindi ecco che possiamo iniziare a divertirci e a costruire, con le nostre costruzioni Lego, tutti i nuclei che vogliamo. Ad esempio, possiamo immaginare che un mattoncino rosso sia un protone, mentre un mattoncino blu sia un neutrone. Qua, ad esempio, abbiamo un nucleo di elio formato da due protoni, due mattoncini rossi e due neutroni, due mattoncini blu. O addirittura questo è un nucleo ancora più grosso, un nucleo di ossigeno 16 formato da 8 mattoncini rossi, 8 protoni, e 8 mattoncini blu, 8 neutroni. E quindi ecco che possiamo fare il primo esercizio per casa, costruire tre nuclei. Ad esempio possiamo costruire il carbonio 12, il magnesio 24 e il calcio 48, che è veramente grosso. Per scoprire qual è il numero di protoni associato ai tre nuclei che vi ho appena detto, carbonio, magnesio e calcio, ricordatevi di utilizzare la tavola periodica degli elementi e con le vostre costruzioni costruite quindi il carbonio 12, magnesio 24 e calcio 48. Abbiamo visto che i nuclei sono formati da protoni e neutroni, ma sarebbe impossibile ricordarsi a memoria tutti i nomi e tutti i nuclei che esistono al mondo. E quindi, tanti anni fa, un fisico italiano di nome Emilio Segré ha realizzato un modo molto ingegnoso per riportare su carta tutti i nuclei esistenti. Ha inventato la cosiddetta carta dei nuclidi. Esplorare la carta dei nuclidi è un po' come giocare a battaglia navale, in quanto nella direzione verticale sono riportati il numero di protoni, mentre nella direzione orizzontale è riportato il numero di neutroni. Quindi, ad esempio, se in questa griglia vogliamo trovare l'ossigeno 16, che è formato da 8 protoni e 8 neutroni, dobbiamo andare nella riga verticale numero 8 e alla colonna orizzontale numero 8. Ed ecco che abbiamo trovato l'ossigeno 16. Tutti i nuclei riportati però nella carta dei nuclidi esistono per sempre? La risposta è no. Ci sono alcuni nuclei più fortunati e altri meno fortunati. I nuclei più fortunati, quelli che esistono per sempre, prendono il nome di nuclei stabili e sono quelli colorati in nero. Tutti gli altri sono nuclei instabili, cioè sono nuclei radioattivi. I nuclei radioattivi tendono a trasformarsi, ad emettere particelle, addirittura a staccarsi in due per trasformarsi in nuclei stabili.
Questo è il fenomeno della radioattività. Ad esempio, ci sono 4 nuclei radioattivi che sono stati formati addirittura quando la Terra era ancora una palla di magma e stava lentamente cominciando a raffreddarsi, e sono il torio, il nettunio, l'attinio e l'uranio. E siccome questi 4 nuclei sono radioattivi e fondamentalmente li abbiamo tutti intorno a noi, si parla di radioattività naturale. Come possiamo quindi capire quali sono i nuclei radioattivi e i nuclei non radioattivi? Ecco che viene in nostro aiuto uno strumento di questo tipo, un rivelatore, che è uno strumento che emette un tick, come potete sentire, tutte le volte che una radiazione attraversa questo cappuccio. Questo strumento emette dei tick anche quando è lontano da sorgenti radioattive, questo perché i figli dei nuclei che vi ho detto in precedenza, torio, nettunio, attinio e uranio, si trovano nella terra, nei materiali da costruzione utilizzati per costruire gli edifici, si parla quindi di radioattività naturale, e ogni tanto una particella emessa da questi nuclei attraversa il nostro rivelatore emette un tick. Ma quindi, se ora avviciniamo il nostro strumento alle sveglie, ecco che sentiamo che la radioattività è molto più alta all'interno di queste sveglie, perché queste, appunto, come vi ho detto fin dall'inizio, sono sveglie radioattive. E il segreto della radioattività di queste sveglie è da ricercarsi nelle lancette e nei numeri, in quanto quando queste sveglie sono state realizzate è stata utilizzata una tintura di materiale fluorescente mista ad uranio affinché i numeri e l'ora potessero essere viste anche di notte. Nei primi anni del Novecento si conoscevano già alcuni elementi radioattivi, ma ancora non era ben chiaro cosa stava succedendo. Basti pensare che nel 1895 Röntgen scoprì i raggi X, nel 1896 Becquerel la radioattività dell'uranio e nel 1898 Marie Curie quella di polonio e radio. Però appunto nessuno sapeva bene cosa succedeva all'interno dei nuclei atomici e tutto fu più chiaro solamente molti anni dopo. Nel 1904 Thomson addirittura predisse la prima struttura atomica e nel 1911 Rutherford capì che all'interno di un atomo era presente un nucleo con attorno degli elettroni. Ma solamente nel 1930 Gammon, Chadwick e l'italianissimo Enrico Fermi capirono veramente cosa stava succedendo quando un nucleo decadeva e quindi compresero il fenomeno della radioattività. Nei primi anni 20, quindi tra il 1915 e il 1925, nessuno era a conoscenza di che cos'era in realtà la radioattività, anche se numerosi nuclei radioattivi erano ormai stati scoperti. In New Jersey, negli Stati Uniti, una fabbrica si dedicò alla realizzazione di sveglie e orologi luminosi, sfruttando una vernice alla radio, in modo che l'ora potesse essere letta anche di notte. Tra il 1917 e il 1926, la US Radium Corporation assunse circa 70 donne, il cui unico scopo era quello di verniciare con pennello e vernice alla radio le lancette e i numeri delle sveglie, e riuscivano a dipingere circa 250 orologi al giorno. Questi orologi si chiamavano Undark. Nel 1927, oltre 50 delle ragazze assunte dalla US Radium Corporation erano morte. Queste ragazze, che presero il nome di Radium Girls, non erano consapevoli dei pericoli del loro lavoro e cosa andavano incontro, e ad esempio erano solite leccare la punta dei pennelli per affinarne quindi la forma e cospargere con maggiore precisione la vernice alla radio sulle lancette e numeri. Oppure addirittura nel loro tempo libero si cospargevano le unghie con questa vernice fosforescente per ottenere un look irresistibile. In quegli anni, come detto, non si era consapevoli del pericolo della radioattività o della sua reale potenza e addirittura si sviluppò un vero e proprio commercio di oggetti radioattivi e vi era una grandissima domanda nel mercato di oggetti marchiati come radioattivi. Addirittura si iniziò a produrre lana per bambini, giocattoli, acqua potabile,
o addirittura prodotti che assolutamente non erano radioattivi venivano marchiati come radioattivi semplicemente per aumentarne la vendita, come ad esempio il burro radioattivo. A Parigi fu addirittura creata una casa cosmetica, la Toradia, che produceva cosmetici per donne utilizzando prodotti radioattivi, rossetti, creme per il viso, polvere, smalti, tutto doveva essere radioattivo perché vendeva. Ora, la US Radium Corporation in realtà era un po' a conoscenza della reale pericolosità del radio e della radioattività, ma tenne nascoste le proprie scoperte perché non voleva avere un crollo delle vendite. Nel 1926 le Radium Girls decisero quindi di fare causa alla US Radium Corporation e il processo fu molto lungo ed estenuante, però alla fine vide le ragazze alla radio vincitrice contro la corporazione e fu uno dei primi successi per quanto riguarda la sicurezza in ambito lavorativo. La produzione di sveglie radioattive andò avanti ancora per molti anni, come dimostrano nelle sveglie che ho su questo tavolo, che risalgono circa agli anni 50 del Novecento, ma sicuramente le precauzioni predisposte in ambito lavorativo aumentarono, ma addirittura in anni successivi la produzione di queste sveglie e gli ultimi modelli di sveglie e orologi radioattivi risalgono circa al 1980. Quindi ecco, abbiamo fatto un lungo viaggio attraverso la radioattività scoprendo cos'è il nucleo, cosa sono i nuclei radioattivi, i decadimenti e abbiamo scoperto perché queste sveglie sono radioattive. Possiamo stare tranquilli, come detto, queste sveglie non vengono più realizzate dal 1980 e quindi tutti noi possiamo fare oggi sogni tranquilli.